Ragazzi, buon Godo Day e bentornati in Credi Bene, il quarto episodio pazzesco, assurdo, allucinante di Stone Mafia Demo 2.0, e vi spiego tutto adesso, incredibile. Credo che questo sia il primo video in assoluto, o forse uno dei pochi, che mi viene in mente prima il titolo del video che il video in sé. Infatti questo video probabilmente avrà un titolo molto sus, che non vi spoilerò, ma leggerete quando questo video incredibile andrà online, e vi devo spiegare un attimo la lore dietro un titolo così accattivante. Allora, prima cosa, piccole novità incredibili. Questo è il primo video di Stone Mafia che registro con il pad, ok? Non giocherò più con tastiera, finalmente giocherò col pad, incredibile. Poi, seconda cosa incredibile, questa qui non è più la demo che avete visto nei tre video passati. Quella era la demo che si scaricava dal sito che vi avevo messo il link in descrizione, dove si poteva anche fare una donazione, appunto, ai ragazzi di Stone Mafia. Quella demo lì c'era tutto quello che avete visto più l'arena, ok? Però c'è un piccolo problema. L'arena che avete visto nel terzo episodio di Stone Mafia mi si è buggata. Quindi quando io ho perso contro il cherubino in quell'arena lì, io ho provato a ristartare mille volte quell'arena lì, ma non c'è niente da fare, è buggata completamente, non mi fa più riniziare l'arena. Quindi non saprò mai qual è il boss finale di quell'arena. Io in quel video ho detto dai, la rifacciamo nel prossimo episodio, ma io ci ho provato ragazzi, è buggato così. Rimango nel cerchio ma non mi arrivano i nemici attorno, solo il primo. E poi non mi arriva più niente. Probabilmente quella demo ormai è datata. Però certo, mi rimane la curiosità di sapere qual era il boss finale di quella demo. Questa demo qui, invece, è la demo che sta su Steam, che la potete scaricare, che è praticamente identica a quella, però aggiornata. E infatti la modalità arena di questa demo qui è completamente diversa da quella lì della demo vecchia. Però può essere pure che me lo rigioco dopo e in caso vi metto qualche scenetta sus a fine video, se c'è qualcosa di nuovo rispetto alla vecchia demo sulla storia base del gioco. Altrimenti se non vedete niente vuol dire che è proprio uguale a quell'altra. Ora arriviamo alla chicca del video. Perché dico che l'arena di questa demo qui di Steam è diversa da quella lì? Semplice, perché c'è una lore pazzesca dietro. Prima cosa, l'arena di questa demo 2.0 non è una, ma sono tre arene incredibili, con boss assurdi, nemici assurdi, insomma tanto godo incredibile. E giustamente voi mi direte, ma come fai a sapere queste cose incredibili? L'hai giocata da solo? No, cari amici miei, c'è una chicca di lore, come dire, che non potevano raccontare. Poco dopo la registrazione del vecchio video, ho visto sulla pagina di Instagram di Stone Mafia che c'era una specie di piccolo evento proprio per pubblicizzare la nuova demo su Steam. Bene, e questo piccolo evento aveva un premio di una godosità assurda, cioè i primi 5 che completavano tutte le arene e inviavano un codice sus che ti davano quando finivi l'arena e lo inviavano ai ragazzi di Stone Mafia, avrebbero avuto la possibilità di avere un NPC personalizzato all'interno di Stone Mafia. Ragazzi, quando io ho sentito una notizia del genere, potete capire, il mio focus è stato: oh mio Dio, posso fare una, magari una roba Godoverse dentro Stone Mafia. Ragazzi, io non ci ho dormito quella notte. Arriviamo al momento più divertente del video. Questo annuncio è stato fatto tipo venerdì pomeriggio, tipo tra le 6 e le 7. In quell'orario non ero in ufficio, ero a casa mia. E lì ho un computer di merda e non ho potuto neanche scaricare Stone Mafia lì, quindi figuriamoci giocarla da solo. Bene, che dico, è sabato, posso venire in ufficio incredibile, quindi mi sveglio presto, vengo in ufficio, scarico la nuova demo, inizio a giocare incredibile. Dopo tipo un'oretta e mezzo ho finito tutto. Sto per inviare il codice ai ragazzi di Stone Mafia. Vedo la loro stories su Instagram con scritto: complimenti ai 5 giocatori che hanno vinto, l'evento è finito. Calcolate che loro all'inizio avevano detto che l'evento durava una settimana, è finito dopo meno di un giorno. E inutile dirvi che il mio cuore si è spezzato non in mille pezzettini di scacchi, ho avuto tanti zefiri distrutti nel mio cuore, sono rimasto abbastanza di merda. Infatti poco dopo ho anche scritto ai ragazzi di Stone Mafia che ringrazio per la compassione nei miei confronti, perché in quel momento mi sarei voluto veramente mettere in un angolo e deprimermi per il resto della giornata. Io gli ho scritto: ma in futuro ci saranno altre possibilità? Io così tutto distrutto per avere questa cosa. Loro hanno detto: ah sì sì, tranquillo, in futuro ci saranno altre possibilità, dobbiamo solo pensare come farle. Se voi siete fra quei 5 fortunati, ragazzi, avete la mia stima, perché è una cosa che sinceramente mi sarebbe piaciuto tantissimo fare. Un giorno speriamo di avere un'altra possibilità e magari un giorno ci sarà qualcosa di Godoverse in Stone Mafia. Io sono fiducioso, però come si dice ragazzi, a forza di fare le cose alla fine andranno bene. Questo è il primo tentativo, speriamo di averci altri tentativi incredibili in futuro. Quindi cosa faremo in questo video incredibile? Faremo tutto quello che ho fatto quel giorno, però ve lo metto a video e possiamo chiacchierare un pochino. Ci rigiocheremo tutta la modalità arena che io ho fatto off camera per provare a vincere la possibilità di avere un NPC, ma la facciamo insieme incredibile. Così vi racconto qualche chicca dei boss, perché ci sono dei boss fichissimi, e vorrei provare anche a imparare con voi a perriare il boss finale della terza arena, che io l'ho sconfitto
però non l'ho sconfitto in maniera sus. Vorrei impararlo a perriare meglio. Quindi sarà un episodio con le arene, dove io farò finta di essere il più grande esperto dell'arena di Stommaca, questa vanagloria inutile, anche se in realtà poi ho perso la scommessa e questo contest incredibile. Quindi una cosa un po' così bizzarra, ma godoversica, ragazzi. Intro lunga, come al solito, direi di buttarci. Incredibile, tra l'altro vi faccio vedere una chicca. Dato che ero molto triste per aver perso la possibilità di avere un NPC, io ho continuato a fare l'arena e ho tipo 48 se non 50 piume, che sarebbe il materiale, come avete visto nell'altro video, per shoppare nel negozio dell'arena. Quindi cosa faremo? Dato che ho farmato per rabbia, perché ho bisogno sinceramente di eliminare qualsiasi cosa davanti ai miei occhi godosi, quindi Zephyr avrà sterminato angeli di pietra per veramente secoli, ne ho farmate parecchio e compreremo tutta la roba dello shop e proveremo finalmente anche il cavallo incredibile in questo video. Prima cosa fighissima, come vedete, quando tu esci il gioco ti salva, nella vecchia demo non lo faceva. Vedete, sto giocando col controller incredibile, che sinceramente è molto più divertente giocare col controller incredibile. Come vedete ho 48 piume, ragazzi, voi pensate il tempo che io ho farmato per disperazione dopo aver perso il contest. Ragazzi, è stato veramente tanto. Allora prendiamoci la cura, mi sa che possiamo comprare tutto. Allora qui possiamo comprare questa. Ci compriamo questa. Mi sa che posso comprare pure tutti i pezzetti dello scudo, ragazzi, mi sa, eh? Vediamo un po', compriamoci questo. Ci compriamo questo. Ci compriamo questo. Abbiamo pure lo scudo al massimo. Ci prendiamo questo. Elimineremo qualsiasi cosa, ragazzi. Ci prendiamo il cavallo, che non l'ho mai provato. Ed è la prima volta, ragazzi, che vedo il cavallo con voi ed è bellissimo. Non so neanche come combattere, ragazzi. Allora, fa la carica. Può fare il parry il cavallo? Può fare il parry il cavallo, ma non fa altro? Ok, quell'attacco fighissimo non so che cosa sia, però va bene. E ci prendiamo il nostro cavaliere incredibile. Non c'è la torre, per qualche oscuro motivo. Allora, non c'è la torre, forse la torre è nella seconda arena. Comunque, ragazzi, io direi di provare. Allora, siamo messi abbastanza bene, quindi direi di partire. Ma sarei curioso di capire come combatte questa. La prima arena in realtà è molto simile a quell'altra che c'era nella vecchia demo. Come vedete, siamo abbastanza fortini, ragazzi, abbiamo pure 5 cure, quindi siamo, insomma, molto tranquilli, direi. Con calma. Allora, questi li facciamo fuori tutti. Questa è facile, ragazzi. E poi la seconda è un po' più lunga. La terza è la più divertente, perché c'è della roba che veramente non ha senso. O dei boss veramente assurdi. Ok, figo. Allora, loro ho scoperto che si periano quando fanno la carica. Vedi, lui fa questo peri frenetico che è molto divertente. Allora, mettiamoci Zefiro contro questo. Ok, vai. Uno. Questo rimane uno dei nemici più divertenti da affrontare. Due. Tre. E qua. Qui ci prendiamo la piuma. Vedi, se gli fai il parry quando corrono, questi proprio te li distruggi, vorrei. Non hanno speranza. Rimane uno dei boss col più figo questo, eh. Ho sbagliato io a sto giro. Ecco, pure lui è andato. E l'arena 1 finisce. Nella vecchia demo continuava e mi pare c'era alla fine il cherubino, che purtroppo è buggato. Non sapremo mai, ragazzi, il boss finale della vecchia demo. Eccola, qui ci sta. No, sempre lui c'è. Allora, questa seconda arena è un po' più lunga, ovviamente, della precedente. Ci sono un sacco di boss e sarà divertente, perché qui ci sono dei nemici unici, ancora più unici della vecchia demo. È un po' sus perché è veramente lunga. Ho scoperto pure questi come si perriano. Guardate, basta fargli un parry quando ti caricano. Sono come il cavallo, più o meno, se riesco a fare. Vedi? Se li perriate quando vi caricano, non c'è proprio possibilità di vittoria per loro. Questo pure è simpatico come nemico. Uno. Due. Guardate. Vedi, se li perriate nel momento che vi fanno la corsa, non c'hanno speranza quei cosi. Qui ce ne sono un sacco. Guarda come si è incastrato, incredibile. Vedi? Quello l'ho perriato bene. Ok. Il nostro cavaliere incredibile. Questi ragazzi ne ho ammazzati talmente tanti che ormai li so a memoria. Ora ci stanno i nostri amici cavalieri sus. Qui bisogna stare attenti a non far cavolate, però. Come vedete. Con calma, ragazzi. Ancora non abbiamo usato neanche una cura, però fidatevi che tra un po' le useremo, perché contro il cherubino e il gargoyle, come dire, cercheremo di usarle in maniera sus. Bon joystick è un'altra cosa, ragazzi, ve lo dico sinceramente. Allora, qui c'è già un cavaliere sus. Lo vedete, quello là al centro? È un po' birbantino quello. Ok. L'unica cosa che non ho capito è il power up dello scudo. Penso forse fa un pochino più danno quando fa il parry, però non sono convinto di questa cosa. Allora è molto sus, eh. Fa attacchi molto infami, guardatelo, eh. Uno.
e ne fa subito un altro, vedi, questo è un po' più sus. Ok, qui c'è il cavaliere con la claymore gigante, va bene, anche qui aggiriamoci prima con i piccoletti. Ripeto, l'ultima arena ci sono dei boss assurdi, quindi è la più difficile, Probabilmente se l'avessi fatta in 10 minuti prima, l'ultima arena, avrei vinto la scommessa delle pisti. Però ragazzi, che dovete fare? Questo fa degli attacchi incredibili, guardate. Ecco appunto, appena ho detto devo stare attento, usiamo una cura, ne abbiamo 5. Appena ho detto di stare attento, Niente ragazzi, oggi non riesco a perire questo posto. Niente ragazzi. Ok, ce l'ho fatta. Perfetto. Quello è sus perché fa praticamente un salto e una rotazione con quel mega spadone. Quindi se non riesci a beccare il frame dello spadone, è sus. È più o meno come il boss che vi dicevo all'inizio video, che vorrei capire come perriare, perché quello prima di quello l'ho capito abbastanza bene. Però quello lì finale, tra virgolette, è un po' sus, perché fa degli attacchi slow, tipo quello lì, e quindi faccio più fatica a perriarli per adesso. Questi non sono un problema. Questo mi pare c'era pure nella vecchia demo, Gwendolyn di Stormmagia. Guarda che figo questo attacco con lo scudo. Fighissimo. Ok, quella è la mossa alla Virgil, che non sono riuscito a perriare, ovviamente. Ok. Ok. Mo' c'è il nostro amico Cherubino. Con calma. Perché il nostro amico Cherubino è un bel ditino, eh. Ecco, mi si è messo sullo scalino. L'unica cosa che non volevo facesse. Che attenti, non riesco a perire. Cherubo, come vedete, ragazzi, non scherza, eh. Con calma. Cherubo. Questo non lo fa. Ah, figo. Non li ha mai evocati come i minion, ragazzi, eh? Allora, abbiamo 3 cure. Io spero di riuscire ad arrivare almeno con 2 cure contro il gargoyle. Perché il gargoyle è veramente duro, eh. Ve lo dico, ragazzi, eh. Il gargoyle è duro. Questo mi ha levato metà vita con un colpo. Minchia. Ok, ma gli hanno potenziato un pochino. Ok, ragazzi, eh. Allora, cerchiamo di recuperare un po' di vita. Allora, qua ci sono questi piccoli mulini che sono veramente forti, eh. Allora, qui ci sono questi nemici assurdi che sono praticamente dei nemici che vengono fatti d'ombra, che sono veramente sus. Sono durissimi, però non fanno tanto danno. Cioè, sembrano delle rane. Infatti, dopo c'è una specie di rana, quindi sus. Questo qui mena, ragazzi, come un fabbro sus, ve lo dico, eh. Ok. Con calma. Questi ne possiamo pure aggirare con calma, perché, ripeto, non fanno troppo danno sti cosi. Sono duri, però non fanno male. Allora, queste fanno malissimo pure, le ste signorine. Qui è rimasta sta roba sus. Tanto perché loro non riesco mai a vedere quando attaccano, perché sono un po' sus. Allora, quella era la roba che vi dicevo prima. È una specie di... Non so come spiegare, è una rana. Vedi che c'ha le zampe da rana, è assurdo sta roba. Eccolo qua, ragazzi. Questo qui è un gargoyle duro. Ecco appunto, quanto mi fa sta roba. Perfetto, ragazzi. Boccama, ragazzi, che duro. Uno, due. Se mi sale sullo scalino è un problema, ragazzi, perché... Come dire... Non riesco a vederlo. Cana. Ah, io ho sbagliato io. Uno, due. Due, non l'ho visto. Non l'ho visto, ma è la vita. Uno, due, non l'ho visto. Ho dovuto curare per forza. Ok. Ora prendiamo la piuma e andiamo all'arena finale, che è quella più sus, come dire. Perché è breve, ma letteralmente molto intensa, ragazzi. Molto intensa. Allora, questa arena è un po' particolare, perché sono tutti nemici fortissimi. C'è un boss in particolare di questa terza arena che è abbastanza sus. Ora lo vedremo insieme. Intanto partiamo, perché ci sono delle robe assurde, ragazzi. Qui c'è veramente il peggio del peggio. Allora, sono dei lampioni che camminano, che sono di una cattiveria. Questi fanno questo attacco sus... Che se lo eviti sei vivo, altrimenti sei veramente morto male in un istante. Però questo non è niente, ragazzi, preparatevi. Poi, ci sono dei serpenti in pietra che li dovete perriare quando, vedete, fanno il saltino sus. E ci sono dei granchi, ragazzi, dei granchi col coltello. Ma neanche questo, ragazzi, è il peggio. Eccolo qua, ragazzi, era inevitabile, assolutamente sì. Ho scoperto un trucco per batterlo, praticamente, che oltre a farvi i perri perfetti è mettervi di lato. Se vi mettete di lato, lui non vi becca quasi mai, ragazzi, mai. Vedete? Dovete batterlo, ma
mai davanti, ragazzi. Mai. Lui comunque continua a dire essere una delle Omega Weapon del gioco, ragazzi. La manipasta, eh? E adesso, ragazzi, questo è l'antipasto. Adesso ve lo dico, preparatevi, perché quello che state per vedere è tanta roba. Allora, adesso c'è un boss che mi ha, all'inizio, come dire, mi ha un po' spezzato, lo ammetto, perché non mi sarei mai aspettato una roba così Sekiro-like in Stormmaghia, ok? Ve la faccio vedere. E dopo quello c'è il boss che io vorrei imparare a fare un po' meglio. Non è questo, è quello dopo, va bene? Io ve lo dico, preparatevi, perché è una roba assurda. Preparatevi. Lui è veramente bello, Don Quixote che ti combatte le pale del mulino, è veramente carino. Forse la mia boss fight preferita di tutto Stormmaghia, perché è una danza. Forse mi capirete, io ho giocato tantissimo a Sekiro, in una maniera che voi non avete idea. Io ci sono state giornate che veramente io dicevo, oggi non so che fare, mi faccio una run su Sekiro per periare l'universo. Infatti ci sono rimasto di merda quando non uscì il DLC di Sekiro, però vabbè, lasciamo per. Con danza intendo quando è così, quando c'è un po' di feeling nel parry, capito? Quando lo riesci a domare è un po' danza, e mi ricorda quando combattevo Genicero, tanto per. È quel feeling, quando lo impari, vedete, una danza, ho sbagliato però l'affondo sus. Questa cosa io la vorrei provare anche con il boss che c'è adesso, che è quello che mi ha fatto perdere più tempo, credo in assoluto, più di questo anche. Però lui fa degli attacchi molto slow, no? E mi hanno fottuto un sacco di volte, quindi vorrei provare a perriarli, capito? Vorrei provarci, però è sus, ragazzi, ve lo dico, eh? Preparatevi, questo è assurdo. Angelo Batacchio, lui fa questa affare con la... vedi? È sus lui, non riesco a inquadrarlo con gli attacchi, perché è lento, vedi? È molto più lento di quell'altro, vedi? Due... vedi? È sus lui. Lui è quello che per adesso ha più difficoltà quasi. A parte che penso tu possa periare pure lanciafiamme, infatti. Ok. Due. Ok. 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 Ok, meglio dell'altra volta. Ok, adesso vedrete. Ragazzi, Cherubini, il laceratore di ali. Questo affare è un dramma. Io ve lo dico, questo affare è un dramma. Perché, come dire, se tu pensi, arrivi fino a qua e dici, wow, sarà facile, no? Assolutamente no. Questo affare è... non so se vedete. Ha fatto... ha bloccato il tempo questo affare. È duro, ragazzi, lui. E questo affare c'è dopo tutto quello che abbiamo appena affrontato. E se muori, te la prendi nel secchio. Questo l'avevo imparato un po' a periare, lo sapevi. Però è duro lui. Vedi? No, questo lo so periare ancora peggio di quell'altro. Guarda, eh. È assurdo. Magari. Quando mette le spadone sus. Qua ha detto fortuna. No, peccato. Lui è duro, Questa forse è più... non lo so. Io probabilmente ho avuto più difficoltà con quell'altro, però. Immaginatevi fare quel trio di prima. Io lì ho perso abbastanza tempo, perché, come dire, Don Quixote è molto figo. Forse è quello che mi piace di più, perché è quello che ho domato meglio, capito? Poi c'è l'angelo patacchio che è sus, ti puoi perriare, lancia fiamme, ti fa attacchi molto slow. Forse il secondo, quindi il patacchio, se non sbaglio si chiama,
è quello più sus. Quell'altro è grosso, è gigantesco, ha quattro facce, perché ha quattro fasi, no? Blocca il tempo. Quando me l'ha fatta quella volta ho detto, mica, Zawardo, praticamente, Giorgio reference, incredibile. Forse il peggio è il Batacchio, poi pure quella faccia sus, il Batacchio è sus. Adesso, guarda che bello che c'è questa specie di tramonto con il nostro Zefiro, eh? Voi immaginatevi quando il gioco sarà completo avere tutte queste boss fight. Noi entriamo in questa specie di castello. Quando ho provato a fare questa cosa per l'evento, appunto, c'era la torre. Qui invece no, cioè, vedi, cavaliere e cavallo. Però c'era anche la torre, non so perché oggi non me la dà. Si è aggiornata la demo, quindi non so se magari ho avuto qualche problemino sus e mi si è un po' buggata pure a me. Però, tra l'altro qui quando sono arrivato pensavo ci fosse un'altra boss fight segreta, invece no. Il premio per questo povero vanaglorioso Zoel che vi ha fatto vedere tutto questo così, per mostrare le sue bravure incredibili, il premio di consolazione è incontrare un personaggio sus. E avrà, secondo me, un'importanza nella lore di Stonemaghia veramente importante. Vediamo se ha qualcosa da dirci. Guardate come nella sua semplicità è tremendamente femminile. Ciao Zefiro, perché sei arrivato fin qui? Per la vanagloria, ragazza mia. L'altra volta avrei avuto un codice sus per avere un NPC in questo gioco incredibile, ma io l'ho fatto per vanagloria, così per mostrare come il re di ferro in Dark Souls 2, e lo faccio sempre questa citazione, non ha fatto una bella fine in quel castello di ferro sulla lava. Anche la mia vanagloria non è andata a buon fine, però almeno sto godendo incredibile. Forse non mi conosci ancora, ma voglio comunque parlarti a cuore aperto. Attenzione, io sono Derasin, io credo si dica Derasin o Derasin, però io credo sia Derasin, la bambola, così, incredibile. Sono destinato ad essere un sacco di cose molto brutte. Allora, per chi è malizioso come me qui avrà pensato alla bambola di Bloodborne, perché, sapete no, German faceva le battutine sus ai cacciatori che, insomma, potete fare quello che vi pare con la bambola, quindi questa frase è un pochino sus, però non siamo maliziosi. Lo sai, si dice che nei sogni ogni personaggio rappresenti in realtà una parte del sognatore stesso. Molto carina sta cosa. Sono tutti attori su un palco per rappresentare in modo molto bizzarro ciò che viene conservato dall'inconscio. Io non so se un giorno tutto questo sarà doppiato, però, in caso, immaginatevi una voce femminile sus. La parola d'ordine è questa parola incredibile. I primi 5 a comunicarla ai creatori di questo mondo privatamente su Discord verranno premiati, ragazzi. Voi pensate la mia reazione? Ho fatto l'errore di leggere la stories loro che diceva l'evento è finito, ragazzi. Io questo opum me lo sono messo, non vi dico dove, e non è stato piacevole, ragazzi. E ora goditi la pioggia, non c'è molto da fare qui. Avete presente il meme di Vegeta? Quando sta per diventare Super Saiyan, che sta sotto la pioggia, che guarda così. Quello ero io, quando ho perso l'evento, io sotto la pioggia così, con la pioggia che cade, opum che mi sbatte addosso, ragazzi. E io così. Adesso proverò a colpirla e magari diventerà una boss fight segreta. Immaginate, ragazzi, se la colpisci tipo 1000 volte diventa una boss fight segreta e ti uccide. Nella sua semplicità io penso che Zefiro sia in assoluto il personaggio più forte per adesso, perché forse a livello di danni il cavaliere Bishop, guarda che è il Bishop, lui farà pure più danni. Il cavallo forse se fa questa carica assurda, pazzesca, incredibile, può fare dei danni assurdi. E la torre è molto tankosa. Però ragazzi, come dire, poi magari quando il gioco uscirà si scoprirà che Zefiro è più debole di tutti, no? Però, sai, no, Zefiro è quello con cui mi trovo meglio, infatti avete visto che ho usato solamente lui. Ragazzi, io direi che per questo episodio, probabilmente finale questa volta veramente, di Stonemaghia può finire qui. Se in futuro metteranno una nuova demo, assolutamente la farò. Se in futuro dovessero fare altri eventi per dare una speranza anche a questo povero Godoman di avere un NPC sus in questo gioco, ragazzi, figuratevi se non ce li provo. Io vi ringrazio per aver preso così a cuore tutti questi video di Stonemaghia e di Shorts. Per il resto, un saluto al team di Stonemaghia incredibile, ragazzi, mi raccomando, il gioco spinge tantissimo, io sono con voi. E noi ci vediamo con tanti video futuri incredibili su questo pazzesco e glorioso canale godoso e vanaglorioso incredibile. Alla prossima!